Salve a tutti, oggi vi vado a proporre il pane integrale a lievitazione lenta. Avevo già proposto delle ricette a lievitazione lenta, tipo la focaccia con cipolle e panini soffici. Vi metto i link a disposizione alla fine del video se li volete visionare. Andiamo a vedere subito come effettuare la preparazione di questo pane integrale, dove ho aggiunto dei semi di sesamo per renderlo ancora più appetibile. Ho preparato l'impastatrice con il gancio, vado a mettere metà acqua con il sale perché voglio ottenere un pane integrale salato. Faccio partire la planetaria alla velocità minima e comincio ad aggiungere la farina integrale. Arrivata a questo punto vado ad aggiungere il lievito di birra in polvere. E continuo ad aggiungere la farina e l'acqua, alternandola fino ad esaurirla tutta. Ho inserito tutta la farina e l'acqua, lascio lavorare la planetaria per circa 10 minuti. Ho lavorato l'impasto per 10 minuti, adesso lo vado ad estrarre dal contenitore. Vado a prendere un contenitore da frigo, ci vado a mettere 1-2 cucchiai di olio di oliva e vi vado ad inserire l'impasto. Lo vado a coprire e lo vado a mettere in frigo nella parte più bassa dove solitamente teniamo le verdure perlomeno per 12 ore. Trascorse 12 ore vado a togliere l'impasto ben lievitato dal frigorifero. Vado a lavorarlo, come vedete è ben elastico ma non è appiccicoso. Quindi non c'è neanche bisogno di andare ad utilizzare altra farina. Vado a praticare qualche piega di rinforzo. Vado a dividere l'impasto a metà. Andrò a fare così due filoni di pane integrale. Vado a schiacciarlo con un mattarello. Una volta formata questa sfoglia dello spessore di circa un centimetro, la vado ad arrotolare, formando il filone di pane. Vado a mettere la chiusura a contatto con il piano di lavoro, in modo che durante la lievitazione non si vada ad aprire. Adesso vado a praticare dei tagli trasversali e poi andrò a mettere dei semini di sesamo. Anche leggermente a schiacciare per farli attecchire con delicatezza. L'adagio sulla leccarda da forno rivestita di carta forno la farò lievitare perlomeno per un'ora, dovrà raddoppiare il proprio volume. E dopo un'ora, appena il pane avrà raddoppiato il proprio volume, vado a metterlo in forno caldo a 220 gradi per 45 minuti circa. Poi dipende dal grado di cottura che desiderate.
Se lo volete ancora più cotto e croccante, lo terrete 10 minuti in più. Ed ecco il pane integrale pronto, soffice, croccante, si mantiene morbido per diversi giorni. Ci vediamo alla prossima ricetta.